Ci si aspetta che i benefattori si riuniscano lungo il percorso che la bara della regina farà durante il suo viaggio di 6 ore verso la capitale scozzese, con il corteo che dovrebbe lasciare il castello di Balmoral alle 10. La bara della regina Elisabetta II inizierà il suo viaggio verso la sua ultima dimora quando oggi viaggia da Balmoral a Edimburgo. Sua Maestà è morta pacificamente all'età di 96 anni giovedì pomeriggio nella sua residenza nell'Aberdeenshire con i membri della famiglia al suo capezzale. La morte del monarca più longevo della Gran Bretagna risuonò in tutto il mondo quando il suo regno di 70 anni giunse al termine. È rimasta a riposo nella sala da ballo di Balmoral dall'annuncio della sua morte mentre i fedeli lavoratori immobiliari hanno detto i loro ultimi addii. La domenica segna il D-Day più 2, o D+2, nei piani per l'indomani della morte, nome in codice London Bridge, ciò è dovuto all'annuncio che si terrà giovedì tardi, il che significa che i piani sono stati spostati di un giorno per consentire l'attuazione delle complesse disposizioni. La bara di quercia sarà sollevata in un carro funebre domenica alle 10 da 6 guardiani della tenuta, a cui è stato affidato il gesto simbolico. Ci si aspetta che gli auguratori si riuniscano lungo il percorso che la bara drappeggiata con lo stendardo reale di Scozia e con una corona di fiori in cima farà durante il suo viaggio di 6 ore verso la capitale scozzese, con il corteo che dovrebbe lasciare il castello di Balmoral alle 10 si dirigerà quindi verso la vicina città di Ballater intorno alle 10:12 prima di viaggiare lungo la A93, attraverso Aboyne, Bancori e Dramock. Il corteo arriverà ad Aberdeen circa un'ora dopo, dove il Lord Prevost di Aberdeen, nel suo ruolo di Lord Luogotenente, guiderà un tributo a Duty Park. Continuerà a dirigersi a sud verso Dundee, dove dovrebbe arrivare intorno alle 14.